L'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, luogo di viaggio, ma anche centro di arte e bellezza. Continua la strategia messa in atto da ADR e dall'amministratore Marco Troncone, che vede l'aeroporto di Fiumicino come un museo dinamico e diffuso, dove mostrare subito ai viaggiatori in arrivo nella capitale le ricchezze culturali e artistiche del nostro paese. Il concetto è facciamoci riconoscere. Siamo il territorio più ricco di arte del mondo e l'aeroporto, porta di Roma e d'Italia, è il primo indizio di questa peculiarità, grazie appunto alla programmazione museale organizzata da Aeroporti di Roma. Una strategia, come ha spiegato Troncone, che ha consentito a Leonardo da Vinci di essere annoverato nell'elite globale degli aeroporti 5 stelle Skytrax e di essere confermato da ACI World proprio poche settimane fa, per la settima volta consecutiva, migliore scalo europeo per la qualità dei servizi offerti nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. E da martedì 9 aprile una nuova esposizione contribuisce a rendere l'aeroporto un luogo in cui vivere momenti unici, dove l'attesa di un volo diventa esperienza. Alla presenza delle autorità infatti è stata presentata una nuova opera, Master of Mistakes, esposta presso la piazza del Terminal 1, realizzata dall'artista romano Daniele Sigalot. Un invito ai passeggeri e alla comunità aeroportuale a fermarsi e a ripensare agli errori commessi nella propria vita, con la consapevolezza che questi rappresentino ingredienti preziosi di ogni esperienza. Questo è il messaggio proposto appunto dall'opera Master of Mistakes, una scultura sferica del diametro di circa 300 cm, composta da centinaia di foglie d'alluminio che formano un planisfero dinamico, in cui gli elementi ricreano la proiezione fisica di un doppio terrestre. In questo modo, un singolo oggetto in equilibrio statico narra il valore collettivo del pensiero civico. Ma innanzitutto ci tengo a dire che sono solo una piccola rappresentanza di tutti i miei errori, questi alle mie spalle. E la scultura, che si intitola Master of Mistakes, è un mio tentativo di vedere se, sommando appunto tutte quelle cattive idee che erano destinate al cestino, se la loro mera somma li potesse trasformare, li potesse emancipare dalla loro natura di errore e invece trasformarli nel loro opposto. Quindi, così come l'alluminio diventa carta, qui l'errore diventa l'opera, che magari viene addirittura esposta in un aeroporto. L'opera d'arte è stata presentata nel corso di una cerimonia alla presenza dell'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, appunto Marco Troncone, del presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, dell'assessore al turismo, sport, cultura, giubileo, lavoro e formazione professionale del Comune di Fiumicino, Federica Poggio, dell'assessore al commercio e attività produttive del Comune di Fiumicino, Raffaele Biselli, e del presidente di Cultura Italia, Angelo Argento. Ecco, qui nella stessa area, nella stessa grande piazza del nostro Terminal 1, c'è una nuova opera, un'opera di Daniele De Sigalot, Master of Mistakes, un'opera monumentale, straordinaria, diciamo imponente nella sua leggerezza, ma potente nel suo messaggio, che è quello appunto della importanza di imparare dai propri errori e da tolleranza anche appunto a commettere errori se questi sono collegati a fare tanto, a osare, a fare il massimo, che è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi in Aeroporto di Roma, cercando di appunto di fare il massimo e raggiungendo anche ottimi risultati sul fronte della qualità, della sostenibilità, anche dell'innovazione e sempre di più, appunto questa è una tappa in questo percorso, sulla strada appunto della valorizzazione del nostro grandissimo patrimonio culturale e artistico e quindi il grande patrimonio di bellezza che l'Italia può produrre e che noi intendiamo appunto mostrare a tutti i nostri passeggeri. La contaminazione dell'arte antica e contemporanea nell'aeroporto di Fiumicino è una grande iniziativa, intuizione di ADR e finalmente mostra l'arte e la porta lì dove ci sono le persone, dove c'è il mondo, per cui i nostri artisti, a torto considerati magari emergenti o locali, diventano automaticamente artisti internazionali e le nostre opere d'arte, anche quelle considerate a torto minori, quelle antiche, vengono conosciute e ammirate da tutto il mondo. Tra le opere già esposte all'aeroporto di Fiumicino ricordiamo la scultura Salvator Mundi di Giovan Lorenzo Bernini, l'opera Grande Anima dell'artista Marcantonio e il trittico di vetrate attribuite a Giotto ancora presenti.